Come cambi il calcio e come un mercato invernale può rivoluzionare una squadra caricandola di responsabilità maggiori, trovando il piacere di giocare, quello che è successo al Bellaria di Riciputi. Indelicato fa copertina, ma gli adriatici battono un Mondaino tra le rivelazioni di questo torneo, nonostante sia una neopromossa, che l'andata aveva rifilato un tris proprio ai bellariesi. I padroni di casa, con i tre punti conquistati, fanno un bel balzo in avanti, portandosi dall'ultimo al terzultimo posto, speranza e salvezza dunque riaccese. Il Mondaino, che ha dalla sua una squadra di esperienza e di maggior qualità tecnica, recrimina al settimo per questo gol annullato l'attaccante Crosetta. Secondo il direttore di gara, il giocatore al momento del lancio del compagno si trovava in posizione di offside. Il replay ci mostra se l'arbitro avesse ragione o meno, con un'inquadratura a velocità leggermente ridotta e poi successivamente con una velocità ancora di più ridotta. Mondaino, che dopo il gol annullato si spinge in fase offensiva con maggior determinazione. Questo traversone al centro viene raccolto da Baffioni, ma il centrocampista in maglia numero 4 non sfrutta nel migliore dei modi l'occasione. E lo stesso centrocampista a ripetersi pescando in avanti Canizzo. Il numero 7 stoppa la sfera, ma calcia in maniera debole, permettendo a Mignani il facile intervento. Subito dopo il Bellaria passa, Cuni recupera la sfera, appoggia al limite dell'area di rigore per bomber indelicato. Mattonella proibitiva, ma da lì nasce il gol della domenica. Della serie chiamasi bomber non per caso. È il gol che vale i tre punti e che decide un match positivo per la formazione di Riciputi. Di conseguenza la felicità dei compagni è bensì giustificata. Sulle ali dell'entusiasmo, il Bellaria rischia il raddoppio. Facondini va via sulla destra, attraverso le basso al centro, Gabuti fa il velo per la corrente indelicato che spara subito in porta. Gabellini neutralizza. Punizione stile, posa Ronaldo per De Muru, Mignani blocca senza problemi, Bellaria che va vicinissimo al raddoppio, chiusi dalla sinistra a metà centro, indelicato in volée, c'entra la traversa. Dall'altra parte in contropiede Crosetta viene chiuso sul più bello da Mignani, bravo, in uscita a chiudere lo specchio della porta, squadra di posto sull'1-0. Nella ripresa il Bellaria tiene a bada l'avversario, chiusi da fuori area, costringe Gabellini a rifugiarsi in angolo con la sfera che sbatte prima sul montante e poi viene deviata dal portiere proprio in corner. Il Mondaino si vede con questo tiro di Baffioni che non inquadra i bersagli da una punizione di Crosetta con comoda parata di Mignani, padroni di casa che vorrebbero il rigore per questo tocco involontario di Lia Mancini in area di rigore. Il replay chiarisce meglio l'immagine, ma l'arbitro fa segno in questo caso di proseguire con il Mondaino che cerca l'ultima offensiva rimediando solo un corner, con il Bellare che può finalmente festeggiare la vittoria. I tre punti con i suoi tifosi della serie, il nostro Giacomo Alpini non è più un uomo solo al comando. Scherzi a parte, ben in Bellaria, Mondaino bloccato nelle gambe, ma siamo sicuri che gli ospiti saranno protagonisti in questo torneo fino alla fine.